Zara. Io ti vengo ad appescar. Se tu da pescatore, tu mi vieni ad appescare. Mi formerò una rondine e nell'aria me ne andrò. Se tu ti formi rondine e nell'aria te ne vai. Ed io da cacciatore, io ti vengo ad ammassar. Se tu da cacciatore, tu mi vieni ad ammassare. Mi formerò una rosa e in giardino me ne andrò. Se tu ti formi rosa e in giardino te ne vai, ed io da giardiniere io ti vengo a coltivar. Se tu da giardiniere tu mi vieni a coltivare, mi formerò di un legno e sul fuoco me ne andrò. Se tu ti formi legno e sul fuoco te ne vai, io con un secchio d'acqua io ti vengo ad aspegnar. Se con un secchio d'acqua tu mi vieni ad aspegnare, mi formerò malata e l'ospedale me ne andrò. Se tu da ammalata l'ospedale te ne vai, ed io da gran dottore io ti vengo a visitar. Se tu da gran dottore tu mi vieni a visitare, mi formerò una monaca e in convento me ne andrò. Se tu ti formi monaca e in convento te ne vai, ed io da sacerdote io ti vengo a confessar. Se tu da sacerdote tu mi vieni a confessare, dammi la mano destra ed andiamoci a sposar. I prossimi due brani sono ballabili. Il ballo era importante. Aburo. Ti chiamavano a suonare, portato a spalle fino a Etto. Anche adesso va. Lui va ancora a suonare, eh? 80? 85 anni? 83 Floriano! 83 anni e lui va ancora a suonare. E lo chiamano ancora per le feste. E il ballo era importante anche perché aveva modo di conoscere, ci si conosceva con le ragazze, cioè ci potevano toccare senza creare scandalo, quindi era molto molto sentito il ballo, e difatti lui lo chiamavano proprio per quello, perché col ballo si facevano conoscenze, altrimenti era Neulia da Gasgheo, bravo, bravo, lui era bravo a dargli da Gasgheo. Sgheo? Migheo? No, non te ne sono Sgheo. Potrà pesare di Sgheo, perché... E niente... Allora, i primi due sono due valzer che abbiamo messo assieme a 15 anni appena, che è la storia di una ragazza di 15 anni uccisa e poi violentata. Cose che succedevano tanto tempo fa nel passato, quando non eravamo ancora civilizzati più o meno. E il secondo, sempre riferito ai valzer, è il povero Scarpulì che vende la mula, che vende il banco di lavoro per andare a comprare la mula.
seguono un gruppo di tre mazurche, di cui le prime due non sappiamo il nome, se ti viene in mente stasera ce lo dici, di cui la prima e la seconda non sappiamo il nome, nelle nostre, in tutte le cose che abbiamo registrato non c'è il nome, le abbiamo chiamate col numero di foglio, però vabbè, non è, magari se stasera c'è qua il burro ce lo dice come si chiamano. Quella centrale invece è in minore, è stata scritta da Maurizio e da Antonio. Bon, vai con Vissi.
adesso cambiamo di nuovo situazione e passiamo ai canti di emigrazione e di miniera e di lavoro in generale, ma di miniera in particolare. Ora faremo tre brani. Il primo si intitola Il Sirio e l'affondamento della nave Sirio del 1906 di fronte alle coste della Spagna, che questa nave trasportava migranti italiani che andavano verso l'America, migranti economici quindi, e praticamente c'erano 120 persone in prima e in seconda classe e 1400 circa nelle stive. E 1400 ho sbagliato dopo, magari ho sbagliato la sequenza, non lo so. Mi guardava male, ho sbagliato il brano. E circa 1400 nelle stive, questa nave affondò davanti alle coste, morirono circa 140 secondo le fonti ufficiali e circa 500 secondo le fonti giornalistiche. Anche queste cose che succedevano una volta. E questo affondamento della nave Sirio è stato distribuito anche quello con fogli volanti, qua ve ne mostreremo uno, che con su tutto il testo è stato fatto recentemente anche da Giovanna Marini e De Gregori. Seguono due canzoni di miniera, e anche qui nel vasto repertorio, i Bregoli all'inizio, il disco della regione era i Minatori della Valtrompia, eccetera, sono stati conosciuti per il vasto repertorio di miniera. Noi abbiamo scelto due che sono due facce diverse della stessa medaglia, come stiamo cercando di fare, quindi vi proponiamo luoghi di oggi che mantengono ancora una certa magia, non occorre andare chissà dove, se basta guardarci un po' in giro ci sono luoghi esotici ancora in Valtrompia, per adesso, se non distruggiamo tutto ci manteniamo ancora qualcosa di bello. E questi due brani, uno parla del ai dischi in Minatori, uno parla del duro lavoro in miniera, quindi della morte per silicosi, per la mina, eccetera, quindi parla di... Parla di infortuni sul lavoro, cosa che queste che non succedono più, succedevano in quei tempi dove non si era tutelati, parla di, e quindi la parte più dura. La seconda che abbiamo voluto contrapporre è quella dei minatori, ai dischi ai minatori sono in giro, che vanno in giro per il mondo, hanno la baldanza dei giovani e le ragazze preferiscono i minatori perché mangiano e bevono come signori e perché gli fanno girare il mondo, mentre invece i contadini dove nascono le fanno morire. Qua si introduce una prima parte di doppio senso, qua cominciamo a inserire i doppi sensi che poi andranno sempre aumentando nel corso dello spettacolo. E i doppi sensi sul sesso erano importantissimi, nel senso che per comunicare certe cose non si poteva dirlo apertamente, neanche adesso tra l'altro, quindi ci si girava, ad esempio furà la galleria, io non so cosa fa venire in mente a voi, no, non ci sono bambini, e quindi e c'era questa contrapposizione tra il mondo contadino e il mondo dei minatori che finalmente partivano con la speranza, o andavano a lavorare in miniera con la speranza di fare un po' di soldi e di affrancarsi dalla vita del contadino che era veramente dura, come vedremo andando avanti nello spettacolo, se andiamo avanti. Avete gli appuntamenti dopo? Thank you.
scavalcare con te. E da bordo cantar si sentivano tutti allegri del suo destino. Testardo, sì.
sì, son sempre andato, finché una mina mi ha rovinato. Finché una mina de quella galleria mi ha rovinato la vita mia, non c'è né medici nemmeno professori che quei giovani minatori. Oh Santa Barbara, oh Santa Barberina dei minatori, sei la regina. In sala è presente anche il maestro Bacca, che ha tentato di insegnarmi a suonare l'armonica a bocca, penso con scarsi risultati, e non per colpa sua. È un grande maestro di armonica a bocca. Lo dico intanto che lui trova lo strumento. Che strumento è quello lì? Quello lì, la fettatrice, la ghironda, quella lì è la ghironda. Che i minatori sono in giro, portano le braghe larghe e sti valori, e appena i gaffur alla galleria, e appena i gaffur alla galleria, ai dischi i minatori sono in giro, portano le braghe larghe e sti valori, e appena i gaffur alla galleria, ai pianta il pinfa il puffa e poi va via. Minatori voglio sposar perché il mondo mi fa girar, e invece il contadino dove nasce mi fa morir. L'ho vista ieri di sera e l'ho baciata. Aveva gli occhi neri, 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 la bocca di un bambino appena nato.
L'ho vista ieri di sera e l'ho baciata, compagnia, compagnia dei minatori. Contadini non voglio sposar, polenta e patate mi tocca mangiar, e invece i minatori mangia i bef come il signor. L'ho vista ieri di sera e l'ho baciata, la galla bicicletta stretta stretto, che passa l'ortolacco la careta, l'ho vista.